Avvocato Gira, presidente di Chima Mobilità AMAT, intanto una mia così considerazione: non ritengo opportuno di fatto un terminal bus proprio davanti a un polmone di verde come Cimino? Cioè, io vado a fare jogging, io no che sono pigro, ma chi lo va a fare, chi vuole prendere un po' d'aria, deve sorbirsi i gas di scarico. È una scelta, una mia valutazione, certo, per me poteva essere, non è una scelta opportuna, ma è una mia considerazione. Allora, no, io rispetto ovviamente quelle che sono le sue considerazioni, però noi dobbiamo anche considerare che la mobilità cittadina si sta evolvendo verso quelli che sono i mezzi ibridi e elettrici, quindi con un sensibile abbattimento di quelle che sono le emissioni inquinanti. Abbattimento, ma sempre c'è l'inquinamento, ridotto, ma c'è. Anche in questo punto abbiamo anche la barriera naturale, per fortuna, costituita da quelli che sono gli alberi, che comunque riducono sensibilmente anche proprio qui metterla. Proprio qui. Questo è il punto strategico per la città, noi siamo a servizio della città e dei nostri utenti, quindi sia questo che in futuro quello di Democrate sono i punti nevralgici per consentire soprattutto a chi arriva dalla provincia e a chi vuole comunque godere di quelli che sono i servizi della città senza dover cercare, quindi anche il girare con il proprio veicolo per ore, questo aiuta anche a abbattere quelle che sono le emissioni. Un altro aspetto. Giustamente si fa una campagna di sensibilizzazione per l'uso del mezzo pubblico e siamo perfettamente d'accordo, però le tariffe per i lavoratori, gli abbonamenti mensili sono rincarati pesantemente. Mi spiego, lo sa meglio di me. Un abbonamento per chi ha un ISEE superiore a 13.000 euro annui, il che significa anche chi percepisce poco più 1.100 euro al mese, pagare 75 euro al mese per chi ha un ISEE superiore ai 13.000 euro, e beh, 75 euro al mese pesano. Anche in una, mettiamo una persona che prende 1.000 euro, se ne vanno 75 euro. Uno che prende in un anno 13.000 euro paga 900-1.000 euro al comune, all'AMAT, di parcheggio. Di abbonamento, mi sembra un po' sproporzionato. Colpiamo i ricchi, ma non tra virgolette, ma andare a prendere il commesso che prende già quattro soldi è proprio, come dire, come si dice a Taranto, la rogna su la capa malata, la rogna sulla testa già malata. Noi dobbiamo necessariamente quello di andare incontro a tutti coloro che vogliono usare il mezzo pubblico, quindi giustamente, come lei dice, io mi rendo conto che gli abbonamenti della sosta comunque possono gravare su quelli che sono i bilanci di una famiglia. Per questo motivo proprio noi abbiamo messo a disposizione e ci impegneremo sempre per raggiungere l'obiettivo di rendere una mobilità efficiente, puntuale, perché l'utilizzo del mezzo pubblico non è soltanto una questione di risparmiare tempo nel cercare il parcheggio e per rispettare. Ma su questo lei sfonda una porta aperta. Il problema è l'entità, il quantum della tariffa dell'abbonamento mensile. 75 euro. Della sosta, però, non del TPL. No, sto parlando. Se io sono un lavoratore del borgo, voglio fare. Del mi dice, il parcheggio, gli abbonamenti per i parcheggi mensili dei lavoratori. Se io abito al lavoro al borgo, devo pagare 75 euro al mese, sono un commesso e prendo sì e no 1.000 euro, momento, sappiamo poi la piaga del NIR, ma quello è un altro guaio, purtroppo certo, la cronaca certo. ce lo dice, ma lasciamo perdere queste illegalità, ma chi è in regola e dice io lavoro, prendo 1.000 euro al mese e ne devo pagare 75, ha una marginalità, un'incidenza particolare. Per questo motivo noi consigliamo e stiamo implementando i servizi di TPL proprio per consentire a tutti di non usare il mezzo pubblico, quindi di anche non sostenere i costi di una sosta nel borgo e utilizzare il park and ride con un notevole risparmio economico, ambientale, ma anche in salute, perché alla fine usare il mezzo pubblico e evitare quindi di attendere, di cercare il parcheggio, di sostenere i costi del parcheggio, questa è la nostra campagna. D'accordo, però sulle tariffe sinceramente io dissento, è una mia opinione, perché 75 euro al mese per
Per chi prende 2.000-3.000 euro al mese è una fumata di sigaretta, ma per chi prende 1.000 euro le posso assicurare che incide terribilmente. Rispetto le sue idee assolutamente. Ma non le mie, anche proprio di chi ha condizioni economiche non delle migliori. Noi dobbiamo consigliare a tutti i cittadini, invece di usufruire del veicolo privato, di fare un abbonamento al TPL che risparmia ed è accessibile a tutti.